Si sono aperti un varco. Devo trovare Chelbert. Hai visto Chelbert? Non ancora. Probabilmente c'è. L'unica cosa che potrebbe interessargli in questo posto. Ti ringrazio, ehi. Forza, guardiamoci le spalle! Resisterà a lungo! Ma al diavolo! Ti ringrazio, eh! Dietro di me! Presto ti faremo spingere! Cosa vedi, Sinin? È la tua fine. Ti farò soffrire. Sinin. Chelbert è nei guai. Prenderò Leo. Mai. Non rendere tutto più difficile. Ti prego, non vuoi farlo davvero? Leo Fritt, lascialo andare. O ne risponderai a me. Rispondo soltanto al mio re. Per voi danesi ho questa. Posala, Leofrid. Non hai più motivo di combattere. Repton è di nuovo nostra. Resti solo tu. Non posso farlo. Allora, morirai. Fatti avanti. Puoi vincere, Leofrid. Anche se conoscessi, i Ragnar sono un trionfato. Nel passato ho già affrontato molti danesi. Non ho mai perso. Stai rallentando. Sei un Tain valoroso. Non credere a fortunato. È mio dovere frappormi tra voi e la merce. Non mi arrenderò mai. È finito. Non ancora. Combatti, pagano. Vincerai! Prendi!
Te la cavi, cosa si prova? E va bene. Finiscimi. Non hai niente da dire al tuo dio o al re. Ho giurato di servire Burger fino alla morte. Ho lottato e ho perso. Sappiamo entrambi come finirà. Un nobile Dane che combatte un'ignobile guerra. Burgred lo ha abbandonato, tradendo la sua fiducia. Se fossi in Leofrid, vorrei saperlo. Perché privarlo dell'estrema gloria? È pronto a raggiungere il suo dio da valoroso guerriero. Risparmiarlo lo umilierebbe soltanto. Se lo sapesse, infrangerebbe il giuramento. Allora scegli, verità o gloria. Alzati, Leofrid. Potrai combattere ancora. Cosa? La tua lealtà nei confronti di Burgred è mal riposta. Ha rinunciato al trono e si è diretto a Rune. È fuggito. Tu menti. Mentire a un uomo in punto di morte. A che servirebbe? Ha salvato se stesso, lasciando te a morire. Hai combattuto per niente. Per nessuno. Tradire un uomo così fidato e leale è un disonore tale da valere 1000 morti. Eivor, mi hai dimostrato grande rispetto. È doveroso che io ricambi il favore. A Venonis c'è una statua con una pergamena in un vaso. Devi bruciarla. Perché? Reca il tuo nome. L'ho scritto io, su ordine di Burgred. Quando gli accoliti la leggeranno, ti daranno la caccia. Chi sono? Ora non ha importanza. Non hai molto tempo. Brucia la pergamena, o ti inseguiranno per sempre. Dove andrai ora? A Roma. Forza, torniamo indietro. Attento, sei ferito. Sto bene, davvero. Ho solo qualche graffio dalla battaglia, tutto qui. Queste ferite guariranno presto. Sei fortunato. Mi sono lanciato su di lui. Non l'ho neanche sfiorato. Sapeva che non ci sarei riuscito. Dovevi restare nascosto, Celbert. Non era la tua battaglia. Lo era. Era anche mia. Mia, tua, di mio padre. Dovevo battere. E l'hai fatto. Hai mostrato coraggio. Audacia. Non sei più un ragazzo. Tornando a Leofrid. Non credevo l'avresti risparmiato. Non c'è onore nell'uccidere un uomo ingannato. Credeva che il suo re sarebbe morto per la merce. Ora conosce la verità. E potrai iniziare un nuovo cammino. Avevi ragione su di lui, Celbert. E a credere che la linea... Celbert! Guardati! Stanco morto e coperto di sangue. Con quel coraggio potresti diventare un capoguerra. O ereditare il trono di Mercia, fratello. Prima o poi. E... come se la sta cavando, mio padre? Guarda tu stesso. Sei un successore ora. Un principe, direste voi. Il futuro erede al trono. È un titolo importante. Dovrai essere giudizioso. E scegliere di chi fidarti. Figlio mio, stai bene? Sì, padre. Abbastanza. Ti ha reso onore. Ha combattuto contro nemici valorosi. Tutti voi avete la mia gratitudine e la mia benedizione. Che accadrà ora? La notizia della deposizione di Burgred si diffonderà. Presto tutta l'Inghilterra saprà che la Mercia ha un nuovo re.
Gli altri regni d'Inghilterra non approveranno la tua scalata al potere. E anche nel mio regno non mancheranno i nemici. I soldati di Burgred non si rassegneranno al cambiamento e si opporranno a noi in tutta la Mercia. A questo possiamo rimediare. Sto per dirigermi nell'Oxenfordshire per stringere un'alleanza con alcuni Thane. Posso venire con te? Voglio prima saperne di più. Rimani qui nel frattempo. Consolida le nostre alleanze. Ti manderò a chiamare. Sigurd, se posso, mi sentirei meglio se Ceolbert fosse altrove, mentre la situazione si stabilizza. Lo accoglieresti nel tuo clan? Hai un cavallo, giovane principe? Sì, un giovane destriero, Theobald. D'accordo. Cavalcherò con te fino al fiume Nin. Da lì proseguirai da solo. Grazie, Sigurd. Tu mi ridai serenità. Ti manderò a chiamare, Eivor. Sii pronto. Tu e Sigurd siete una bella coppia. Il futuro dell'Inghilterra è tutto pagano. Prendi, morso di lupo, il segno di amicizia. Se ci chiamerai, noi Ragnarsson accorreremo. È un onore, Cuba. Vedi? Quel bastardo vuole entrare nelle tue grazie, ma posso farlo anch'io. Sono davvero commosso, Ivar. È un piacere. La nostra amicizia è la cosa migliore di tutta questa faccenda. E forse anche il giovane Ceolbert. Mi fa piacere. Dunque, Leofrit ha detto che gli accoliti mi stanno dando la caccia. Se non cancellerò il mio nome, sarò un bersaglio. Devo andare a Venonis. Sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Ispeziona l'area, Sinin. Eccola, la statua che utilizzano gli accoliti. Fatto. Rimangono solo fumo e cenere. Quegli accoliti mi lasceranno in pace.
Ah, è un piacere trovarti qui, Ceolbert. Merito di Sigurd. È stata una buona guida e un'ottima compagnia. Mi ha raccontato storie incredibili. Le migliori riguardavano te. Spero nulla di troppo imbarazzante. Un paio non erano niente male. Perdonami, Eivor. Notizie dalle De Chestershire. L'alleanza è vinta. I figli di Ragnar sono amici del nostro clan. Ottima notizia. Bel lavoro, voi due. Un tempo il titolo di Jarl si riferiva a un uomo secondo solo al re, ma il significato è mutato. Ora uno Jarl può essere un capo, una guida o un uomo ricco e influente. Il mondo è sempre più grande, ma diviso in piccoli pezzi. Il nostro linguaggio deve sapersi adattare. Un concetto interessante. Ceolbert, sei qui per imparare, non per insegnare. Allora illuminaci. Ricorda tutte le nostre recenti conquiste. Il clan ha sete di conoscenza. State chiedendo un discorso. Va bene. Amici miei, mi rivolgo a voi con una storia di gloria e trionfo. Ho viaggiato molto dal nostro arrivo e ho conosciuto le strade e i campi di questa Inghilterra. E grazie ai miei viaggi abbiamo stretto forti alleanze con l'onorabile Ceolwulf, re di Mercia, ora nostro amico. E a sud, dove la Jarl Soma e i danesi di Grantbridge ci hanno solennemente promesso lealtà. Per mano di Sigurd e per mano mia, il vincolo che ci lega a... Ti stai innalzando allo stesso livello di Sigurd in queste tue storie. Lui approverebbe se fosse qui con noi? Io non pretendo di essere pari a Sigurd, ma non intendo negare le vittorie che ho ottenuto, Dag. Che la gloria sia il premio di coloro che la meritano. Se spetterà a me, così sia. E se invece spetterà a qualcuno di voi, ancora meglio. E così io alzo il mio corno a Sigurd, che possa tornare presto tra noi, e al clan del Corvo, grandi amici e grandi guerrieri. A Sigurd! A Sigurd! Che torni presto a liberarci di te! E che tutti voi possiate bere di gusto, come sta facendo Dag. Skål! Skål! Mi credi ubriaco, Eivor? Credi che non riuscirei a ferirti? Certo, non con le parole. Ma capisco la tua spavalderia. I miei occhi sono bene aperti e osservano la tua ansia di derubare Sigurd della sua gloria. Ciò che dici è privo di senso, Dag. Come avrei scatenato la tua ira? Proprio come pensavo. Tu... Un attacco dal fiume! Mi sembrano danesi! Danesi? E quanti? Troppi. Venite, la battaglia è in furia. Cani rognosi, che cosa vogliono adesso da noi? Chi è in grado di combattere prenda le armi! Gli altri restino qui! Con me! Per il clan del Corvo! Era nel nulla!
forza! Ora sanguinerai! La pagherai! Sono altri. Non lungo i fiumi. Forse ce n'erano, ma hanno cambiato idea. Stando ai simboli che portano, credo giungano dalla Gotlandia. Ma senza sopravvissuti da interrogare, non lo sapremo mai. Beh, eccone uno. Questo verme stava cercando di trascinarsi al fiume, sperando di sfuggirci. Abbi pietà, amico mio. E potrai trovare in noi degli alleati. Avrò pietà se la tua lingua sarà rapida. Da dove venite e perché ci avete attaccato? Veniamo dall'Anglia orientale. Appena giunti, bramosi di argento. Siete andati alla deriva. Vi trovate in mercia. Questi erano gli ordini. Di chi? Ora basta. Cane schifoso. Sei solo un vagabondo in cerca d'argento. Finiscilo e basta. Con il silenzio non avrai alcuna pietà, Godo. Te lo chiederò ancora. Chi vi manda? Ci manda il vento. E i fiumi ci porteranno a casa. Sta implorando la morte. Accontentalo. Oppure usalo come messaggero. Che dica alla sua gente che cosa li aspetta, se mai dovessero farsi rivedere. Spero che in patria qualcuno ti pianga. Noi non lo faremo. Eivor, avrei potuto farlo seguire dai miei ricognitori perché scoprissero qualcosa. Il prezzo di un tale oltraggio è la morte, Randvi. Sigurd avrebbe fatto lo stesso. Non posso pensare a una strategia se il mio parere viene ignorato. Risparmiare quell'uomo avrebbe significato annunciare al mondo che siamo dei codardi. Ora invece questi danesi impareranno a temerci. Perdona la fretta, Randvi, ma Dag ha ragione. Per una volta sei saggio. Prego gli dei che lo sarai sempre. Ripuliamo questo caos e togliamo i corpi dal campo. Sì, poi decideremo il da farsi. Insieme. È arrivata una lettera.